Lorenzo ha avuto poi la diagnosi di deficit di glutuno quando aveva 5 mesi e mezzo. È stato il più piccolo bambino diagnosticato in Italia e lo è tuttora. Io dico sempre che per tutti il cibo è vita, però per mio figlio lo è ancora di più. È proprio questo, per me la dieta è vita. Lorenzo è stato, come Riccardo, un bambino voluto. È un bambino voluto ed è stata una grandissima gioia. E poi con suo fratello c'è questo rapporto per cui si baciano e si menano senza soluzione di continuità. Ed è proprio il bello. Che cos'è questa malattia? È una malattia rara, causata da una mutazione di un gene, che si manifesta con dei sintomi che sono soprattutto di tipo epilessia, che possono essere disturbi del movimento, ovvero sia questi pazienti hanno delle distonie o hanno una difficoltà nel cammino, oppure che hanno tutti questi sintomi assommati a un ritardo cognitivo. Nel glutuno è questa proteina che manca parzialmente, perché un deficit totale del 100% sarebbe incompatibile con la vita. E cosa fa il glutuno? Il glutuno c'è in tutto il corpo, ma in particolar modo sulla barriera ematoencefalica, che è la barriera che separa il sangue dal cervello. Mancando questo trasportatore di glucosio, glutuno, il cervello non riesce ad assorbire il glucosio dal sangue. Il glucosio è il combustibile maggiore per il cervello, e quindi il cervello di mio figlio è come fosse una macchina senza combustibile, un'immagine che secondo me rende l'idea. Purtroppo ad oggi non esiste una cura per questa malattia, ma abbiamo la fortuna che esista un trattamento, che è la dieta chetogena. Mangiare tutto quello che vuole, ma la mamma deve pesare le cose e poi non può tipo mangiare la mela come io la posso mangiare, non può mangiare i muesli come io li mangio. L'applicazione della dieta chetogenica classica si caratterizza per contenere una elevata quantità di grassi, una bassa quantità di carboidrati e un apporto di proteine, diciamo, all'interno dei range raccomandati per sesso e per età del paziente. Il cibo è bello, è colorato, è divertente, è buono, insomma un piacere che tutti dovrebbero poter condividere. Eppure per i bambini affetti da deficit da glutuno questo potrebbe diventare un veleno, oppure l'unica cura disponibile. Mia figlia si chiama Diletta, di nome e di fatto. È una bambina veramente che ti conquista. Non vale più il concetto che un bambino quando avrà fame mangerà. Devo avere tutte le cose da mangiare pronte. Non possiamo decidere da un momento all'altro di uscire a mangiare fuori. Per la dieta chetogenica, la dieta è specifica per ogni paziente. Ed è una prescrizione, proprio come per i farmaci. Vado a scrivere la prescrizione, che saranno i grammi di grasso, i grammi di proteine e i grammi di carboidrati in un rapporto molto specifico per creare il nostro farmaco. La famiglia si mette in cucina, si mette prima alla bilancia, a pesare al grammo ogni singolo alimento. Cerco di creare dei cibi chetogeni il più possibile simili a quelli che mangiamo noi. Quindi noi quando mangiamo, mangiamo tutti insieme, Lorenzo ha le sue cose e noi abbiamo le nostre che sono diverse. Non do limiti a quello che dobbiamo mangiare noi, anche perché è un altro figlio e non è giusto limitarlo. E Lorenzo ha imparato che ha le sue cose nel piatto e deve mangiare quello, e anche il figlio mio maggiore, che adesso ha 6 anni, sa che non deve passare nulla a Lorenzo. La dieta è veramente difficile, diventa un ostacolo all'integrazione sociale, diventa un problema a scuola, diventa un problema per ogni festa di compleanno di ogni compagno di classe. Il bambino glutuno è sempre un bambino, non è colpa sua che ha una dieta, non l'ha voluto lui. Gli dobbiamo stare vicino.
quando pensi al dopo di noi, che è vero, Lorenzo è piccolo, ha 4 anni, quindi insomma speriamo che venga tra tanto tempo, però insomma ci sarà Riccardo che rimane con Lorenzo e quindi ci penso tanto e spero che la sua vita non sia condizionata, perché vorrei che fosse una vita serena e felice. Ci saranno, penso, delle scelte che saranno fatte proprio perché si vogliono bene, quindi questa forse è la cosa più importante, che si vogliono bene, poi quello che succederà, insomma, questo devo insegnargli ad amarsi. Allora litighiamo spesso, ma poi facciamo pace. Li voglio bene tanto tanto. I gluttini non sono figli solo della propria famiglia, sono figli di tutti noi e cerchiamo di fare di tutto perché la vita il giorno per giorno sia più facile e soprattutto per costruire un futuro per tutti noi. Ecco, questo forse è il messaggio più importante che vorrei lasciare.